Oggi inizia la lotteria degli scontrini. Cosa ne pensa? Si è attrezzato e come funzionerà? Sì, io sono già attrezzato perché il tecnico del ristruttore di cassa è già venuto entro la fine dell'anno a farmi l'aggiornamento. Penso che sia per noi negozianti una perdita di tempo, soprattutto nei momenti in cui si accavallano più clienti in contemporanea. Quindi non oso immaginare per un bar o un esercizio commerciale di alimentari, cosa estremamente complicata. Che sia giusto, cioè, ovviamente per il cliente è una cosa piacevole, però io ritengo che non sia giusto che uno Stato debba ricorrere a uno strumento del genere per stanare l'evasione fiscale. Secondo me è come ammettere la propria incapacità. E io la penso così, poi ripeto, io problemi non ne ho, mi sono attrezzato, gli scontrini li batto, quindi il problema non me lo pongo, però penso che sia triste che parte delle entrate fiscali dello Stato debbano essere regalate sotto forma di lotteria in questo modo. E allora, il cliente, prima comunque che lei batta lo scontrino, dovrà comunque fornirle un codice, giusto? Sì, esatto. Il cliente deve andare su un'applicazione specifica e tramite il proprio codice fiscale scaricare un codice alfanumerico che deve presentare all'esercente prima di farsi fare lo scontrino. Perché noi negozianti dobbiamo inserire questo codice nel registratore di cassa. Allora, da stamattina la novità, lotteria degli scontrini, cosa ne pensa? Se vi siete aggiornati? Come sta andando? Siamo aggiornati già da dicembre per essere pronti per questo momento e quindi inizieremo prossimamente con questa lotteria degli scontrini, certo, per dare la possibilità ai nostri clienti di avere l'accesso a questo servizio che viene fornito, certo, sì. C'è qualcuno stamattina che l'ha chiesto? Ancora no, perché secondo me ancora non sono tutti aggiornati sul fatto che da oggi si parte, comunque prevedo che al più presto tutti si aggiorneranno, quindi sì, faremo questa cosa per la nostra clientela. Secondo lei la procedura comunque sarà piuttosto veloce oppure rallenterà molto? La procedura ai primi tempi sarà parecchio lenta perché dobbiamo inserire manualmente tutti i codici, perché ancora non sono disponibili per tutti quanti i lettori, anche perché i lettori necessitano di un codice a barre stampato o comunque sul telefono e non tutti ce l'hanno, quindi quelli che sono sprovvisti di questo codice. E dovremo fare tutta la procedura manualmente, quindi per le prime volte occorrerà un po' più di tempo. Oggi parte la lotteria degli scontrini. Come siamo messi? Malissimo, malissimo perché sì, so più o meno a grandi linee quello che devo fare, il mio registratore di cassa è già organizzato per la lotteria degli scontrini, ma è una cosa secondo me talmente assurda che probabilmente non riesco io ad accettarla, quindi io non mi sento pronta. Perché soprattutto in un momento difficile come questo, dover avere un'ennesima incombenza da fare è veramente pazzesco, assurdo. Non ho altre parole da dire. Lei si combatte così l'evasione fiscale? No, assolutamente no. L'evasione si evade con i controlli, si evade. Lo Stato ha tutti i nostri dati, basta che incrocino i dati che riescono a vedere esattamente da dove viene l'evasione fiscale. Questa è un'inutile perdita di tempo, che ci può solo fare innervosire, basta. La nostra preoccupazione in questo momento è come gestire i nostri magazzini, che cosa andare a comprare per le prossime stagioni, si venderà, non si venderà, finirà la pandemia, i colori giallo, rosso. Non è il momento di pensare a una lotteria degli scontrini, non c'entra niente con le nostre problematiche, non fa altro che aggravare il nostro peso delle spalle.